Ben ritrovati oggi in primo piano la questione Mezzogiorno, soprattutto la sfida sui fondi europei in prospettiva con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cercheremo di capire anche quale sarà l'attenzione del governo di centrodestra guidato dalla Presidente Meloni. Di questo parleremo oggi con l'Eurodeputato Pier Nicola Pedicini, che vedo collegato con noi via Skype. Ben ritrovato intanto. Onorevole, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie Elio. Allora, eletto con il Movimento 5 Stelle, iscritto al gruppo Verdi Alleanza Libera Europea. Allora, le chiedo subito intanto qual è il clima nel Parlamento europeo, come è stato accolto il nuovo governo Meloni, a trazione chiaramente di destra, insomma, qual è la sua valutazione? La mia valutazione è preoccupante il segnale che arriva da molti parlamentari che sono in attesa di capire meglio, perché quello che i vari annunci che ci sono stati in campagna elettorale da parte della Meloni hanno preoccupato e non poco tutte le istituzioni europee in generale, il Parlamento, ma anche il Consiglio, così come la stessa Commissione europea. È chiaro che c'è adesso, domani c'è un incontro in commissione con la Meloni, ma la grande preoccupazione nei gruppi politici permane. Io credo che in questo momento si siano già attuate una serie di misure di precauzione nei confronti dell'Italia, perché è chiaro che gli annunci non hanno promesso bene rispetto alla collaborazione fra lo Stato membro e la Commissione. Ecco, onorevole, parliamo dell'attuazione di questa sfida sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo clima che si respira appunto nel Parlamento europeo, si riuscirà a mantenere il vincolo del 40% dei fondi da destinare proprio al Mezzogiorno? Che cosa dice? Beh, intanto bisogna ricordare che questo vincolo del 40% è un'idea tutta italiana, ma al sud spettava il 70%. Il dispositivo per la ripresa e per la resilienza era stato pensato proprio con l'obiettivo, anzi è fondato sull'obiettivo della politica di coesione, cioè di ripristinare e di ridurre il divario territoriale, specialmente tra il nord Italia e il sud Italia. Questo è stato soltanto nelle intenzioni, annunciato e poi realizzato soltanto in parte dal governo italiano, dal governo Draghi, e adesso si attende un'attuazione da parte del governo Meloni che sia maggiormente rispondente alle priorità generali, alle priorità trasversali del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ricordo, cioè il PNRR, che ricordo mira proprio a ridurre questo divario. Noi siamo molto preoccupati e stiamo agendo in maniera che tutti i parlamentari possano fare la loro parte nella vigilanza rispetto all'attuazione di questo piano. Intanto il governo ha annunciato che tra le priorità c'è sicuramente l'autonomia differenziata. Secondo lei in queste condizioni si riuscirà appunto a riportare la questione sud al centro dell'attenzione nazionale? Insomma, sarà tutelato adeguatamente il Mezzogiorno, secondo lei? Beh, questa è una prima avvisaglia che invece preoccupa. Non soltanto questo divario si è, come dire, solidificato, no? Si è reso ancora più concreto negli anni, negli ultimi 20 anni, ma la preoccupazione maggiore è che in questo momento la Lega e il governo ha messo ministri della Lega nei posti chiave proprio per l'attuazione di questa autonomia differenziata che va nella direzione opposta rispetto a questi obiettivi. Quindi non soltanto in questi anni sono state sottratte risorse al sud per trasferirle al nord, ma l'intenzione in questo momento è di attuare ancora peggio, di amplificare ancora questo divario, portando e re restituendo in una certa misura, dal loro punto di vista, quelle risorse che sono state versate, secondo quando dicono la Lega e i partiti del nord, dalle regioni del nord. Questo non è vero. Questo non è vero e quindi sarà grande battaglia da parte del Mezzogiorno d'Italia. Ecco, tra l'altro, onorevole, le priorità sarebbero altre, a cominciare dal caro bollette, dalla crisi energetica. Secondo lei come se ne esce? Insomma, famiglie e imprese hanno bisogno di aiuti immediati. Sicuramente gli aiuti immediati sono indispensabili in questo momento. Non si può tardare perché altrimenti tutte le attività produttive si fermano e poi ripartire significherebbe in tanti casi non trovare neanche più
la possibilità, neanche più la convenienza, di far ripartire. Quando c'è un licenziamento, quando ci sono licenziamenti a serie, è chiaro che molte attività produttive sono costrette a chiudere per sempre. Quindi questo è il rischio più concreto, superare questo periodo di transizione che deve essere assolutamente supportato e sostenuto dal governo. Però non si può pensare di agire soltanto per l'urgenza, bisogna una volta per tutte agire anche sul medio periodo e sul lungo periodo. Ad esempio con la riforma del mercato del TTF, noi non possiamo dipendere dagli squilibri e dalle cattive intenzioni di alcuni speculatori e di manipolatori del mercato dell'energia, così come del mercato in generale, che poi fanno enormi profitti in questi periodi di crisi a spese dei cittadini. Ecco, Pedicini, c'è questa iniziativa la prossima settimana nel Parlamento europeo alla quale parteciperemo anche noi come emittente campana. È un tentativo, a suo giudizio, per riportare probabilmente la questione Mezzogiorno all'attenzione dell'Europa. Sì, noi abbiamo attuato, stiamo organizzando una serie di iniziative, questa è soltanto l'ennesima, per sollevare il tema anche al Parlamento europeo e tutti agli organismi interni del Parlamento europeo, in vari modi. Certamente abbiamo coinvolto i sindaci della rete Recovery Sud, che sono i principali protagonisti, gli enti attuatori di questo piano nazionale, quindi loro possono riportare una esperienza diretta a questi istituti intermedi, la Commissione Petizioni, la Commissione Regionali, per fare qualche esempio. Ma avremo anche un incontro con l'Istituto Italiano della Cultura, in cui noi potremo manifestare anche in maniera diversa questa nostra intenzione, cioè quella di stabilire, di creare un fronte unico del Mezzogiorno che possa partire proprio dalla ritrovata identità che il Mezzogiorno in questo momento deve per forza ritrovare. Io credo che senza un mezzogiorno unito, senza un mezzogiorno compatto, non si riuscirà a creare quel fronte unico che serve in questo momento a resistere agli attacchi da parte del governo, della Lega in particolare, sul tema dell'autonomia differenziata, sul federalismo fiscale, su tutto quello che vuole estrarre ancora una volta risorse dal Sud. Senta, lei ha ipotizzato la nascita di un partito del Sud, perché? Che cosa c'è da temere, secondo lei, anche dopo la nascita di questo nuovo governo Meloni? Che l'intenzione del Partito Unico del Nord, noi le chiamiamo in questa maniera, perché di fatto abbiamo potuto riscontrare che non è soltanto la Lega intenzionata a trattenere risorse che non sono del Nord, ma spostandole al Nord e spendendo tutte queste risorse in infrastrutture che sono già presenti in maniera massiccia al Nord. Spostandole ancora una volta e sottraendole al sud. Quindi questa intenzione si è ancora una volta manifestata, si è manifestata in maniera pesante in questo periodo e quindi noi crediamo che questo partito sia un partito necessario. Abbiamo già avviato questa iniziativa, esiste un movimento per l'equità territoriale che in questo momento è stato fondato da Pino Aprile, ma intendiamo inserire in questo movimento tutto quell'associazionismo, tutto quel mondo culturale e se possibile tutte le persone di buona volontà che in questo momento non sanno e hanno bisogno di sapere che cosa è stato davvero fatto del Mezzogiorno d'Italia, delle loro risorse e di quanto gli è stato sottratto di fatto. Ecco, il nuovo quadro politico che è venuto fuori dalle ultime elezioni preoccupa anche la città di Napoli, dove, come lei sa, è stato siglato un patto per il comune, per il futuro del comune di Napoli, per il rilancio dell'amministrazione locale, grazie al patto appunto firmato con l'ex premier Draghi. E ieri c'è stato un riavvicinamento tra Manfredi e Fico, l'ex presidente della Camera. Ritiene possibile la ripresa anche di un dialogo tra le forze politiche del Mezzogiorno e mi riferisco in particolare a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Io onestamente sono molto scettico perché se avessero davvero voluto fare una battaglia in difesa del Mezzogiorno d'Italia lo avrebbero fatto quando ne avevano la maggiore possibilità. Oggi sono all'opposizione e possono soltanto di fatto emanare enunciati, parlare più che altro. Fare i fatti lo si fa al governo e loro sono stati al governo. E quando sono stati al governo non hanno davvero preso le difese del Mezzogiorno d'Italia. Intanto perché questi temi,
di cui ho appena accennato, sono temi presenti, sono temi sempre all'ordine del giorno e purtroppo non si dà un dovuto risalto mediatico, non si parla mai di Mezzogiorno d'Italia, non si parla di quanti asili, ad esempio, asili nido sono stati sottratti alle regioni del sud. Se guardiamo alcuni paesi, alcuni comuni del sud, Calabria, Campania, non hanno gli asili nido. Non hanno, sono state sottratte risorse alle infrastrutture generali, ai nostri porti, le infrastrutture viarie, le infrastrutture ferroviarie. Insomma, noi abbiamo bisogno di avere quello che spetta al Sud perché la Costituzione lo prevede e intanto loro stanno modificando, stanno cercando di modificare la Costituzione per trattenere ancora una volta le risorse che invece spettano al Mezzogiorno. Io credo che il Movimento 5 Stelle e tantomeno il PD in questo momento siano credibili nel momento in cui dicono che vogliono difendere il sud, avrebbero potuto farlo prima, non l'hanno fatto. Certo, staremo a vedere. Intanto, Pedicini, per chiudere questa nostra intervista, qual è la prospettiva per il Mezzogiorno? Come far ripartire lo sviluppo e l'occupazione, soprattutto per fermare la piaga dell'emigrazione giovanile? Io dico che in questo momento paradossalmente c'è anche una grande possibilità. Il fatto che si siano tagliati i ponti nella direttrice che va da est verso ovest, cioè verso la Russia, innescherà per forza di cose una necessità di implementare la direttrice che va da nord verso sud, verso l'Africa, le risorse, le merci e verso il Medio Oriente. Quindi il Mediterraneo diventerà ancora di più una ricchezza e una sfida per le enormi potenzialità che il Mezzogiorno d'Italia riveste proprio per la posizione geografica che occupa. Quindi noi dobbiamo in questo momento, l'Italia dovrebbe capire questa cosa, quindi investire nelle grandi infrastrutture di collegamento. Voi pensate che molte delle navi che portano le merci all'interno del continente europeo fanno tutto il giro del Mediterraneo e vanno fino all'Olanda per scaricare a Rotterdam. Ma perché? Quando ci sono porti come quello di Gioia Tauro o quello di Augusta, ci sono le infrastrutture che debbono essere costruite per portare queste merci direttamente in Europa. Naturalmente tutto questo va affiancato da tutto il resto delle infrastrutture che si collegano alle dorsali principali per creare proprio tutto quello che serve a far diventare il Mezzogiorno d'Italia il centro del Mediterraneo. Bene, abbiamo concluso. Grazie per Nicola Pedicini, eurodeputato iscritto nel gruppo Verdi Alleanza Libera Europea. Grazie per questa intervista e buon lavoro. Grazie a voi. Bene, abbiamo dunque concluso. Io ringrazio in regia Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.